Ciao, mi chiamo Vincenzo Goria e sono un sommelier professionista. Oggi voglio raccontarti di un'azienda, un territorio e di uno dei suoi vini che ho degustato e che poi ho abbinato ad un piatto. Si tratta del Lugana Selezione Oro dell'azienda Tognazzi, prodotto con uve Turbiana. L'azienda Tognazzi trae le sue origini nel 1920 a Botticino e oggi, nel 2020, festeggia il centenario. Fu Battista Tognazzi a fondare questa azienda, che subito dopo l'epidemia della spagnola e finita la prima guerra mondiale, cominciò a vendere il vino per Brescia, trasportandolo con i carretti e dentro le botti di legno. Ed è per questo che questa famiglia Tognazzi, in particolare questa, e si guadagnò il soprannome di Caratì. Negli anni 50 subentra il figlio Angelo, a cui succede nel 1965 l'attuale titolare Benedetto Tognazzi. Benedetto Tognazzi nel 1996 ebbe la lungimirante idea di comprare 7 ettari di terreno nel comune di Peschiera del Garda, dove piantarono una vigna di 5 ettari di Turbiana e adiacente alla vigna costruirono la cantina. La località nello specifico si chiama Rondinelli e ci troviamo ai confini tra la Lombardia e il Veneto. Il vigneto si trova a 1 chilometro di distanza dalla riva del lago di Garda, subito dopo la zona di San Benedetto. Il clima mite del lago e le brezze che provengono dallo stesso favoriscono una corretta maturazione dell'uva. Per la selezione oro, le uve vengono vendemmiate ai primi di ottobre, quindi si parla di vendemmia posticipata. La prima vendemmia è stata fatta nel 2000. Il terreno è di tipo argilloso, sabbioso, calcareo. Per la selezione oro vengono impiegate le uve provenienti da meno di mezzo ettaro di terreno, producendo così solo alcune migliaia di bottiglie. Alla vista si presenta con un paglierino chiaro vivido, con scintilli color oro. Ha una consistenza moderata e un contenuto alcolico sostenuto. Direi che ha un aspetto radioso. L'insieme delle sensazioni odorose arriva con squisitezza e si avvertono chiare fragranze di zafferano e fiori di mandorlo. Alla seconda olfazione avverto sentori di miele e zucchero filato. Completano il quadro olfattivo sentori di albicocca, frutta esotica e anche un pizzico di lavanda. Il contatto che il vino ha con la bocca ha un effetto singolare, sente subito di eleganza. Ha acidità aggraziata, alcol moderato, sapidità sottile e un pizzico di amaro in fondo alla bocca accompagna quel sentore di zafferano, lavanda e fiori di mandorlo. L'armonia la vedo anticonformista perché al colore dà l'impressione di un vino giovane, invece durante l'esame olfattivo e gustativo si è espresso come un vino prodotto da uve raccolte con vendemmia posticipata. Adesso ti voglio mostrare i piatti che ho abbinato a questo vino. Questo piatto l'ho chiamato parmigiano millefoglia. L'ho fatto con crema ai formaggi, dischetti di pane tostato all'olio e naturalmente parmigiana di melanzane. In questo piatto invece ho messo crema di asparagi e basilico e bucatini con besciamella profumata al cardamomo.
Questo è tutto, vi ringrazio.